La città di Sanremo sorride al bilancio economico che ha vissuto durante la settimana del festival. Soddisfatti albergatori, ristoratori e negozianti. Tutti soddisfatti per questa edizione del Festival di Sanremo, è così? Siamo tutti molto soddisfatti per questa edizione, perché finalmente è stata la canzone ad essere protagonista del Festival di Sanremo e questo qua è quello che mancava da tanti anni. C'è stata tanta gente, il pubblico è stato soddisfatto, i dati televisivi di ascolto sono stati altissimi, per cui noi come commercianti siamo molto felici di questo festival, visto anche la promozione notevole che ha fatto per la città di Sanremo, l'amministrazione e il festival stesso. Per quanto riguarda la presenza delle persone, com'è andata? Beh, la città è stata invasa dalle persone, da giovani e meno giovani. Gli alberghi sono stati full, erano pienissimi, per cui c'è stato anche un ritorno economico, almeno per gli albergatori, ristoranti e bar che hanno fatto il pieno. Questo successo, insomma, ha portato beneficio e lo farà anche per i prossimi mesi? Beh, questo successo, Sanremo andrà a traino di questo successo, anche perché a breve avremo il Corso Fiorito, l'anno Milano-Sanremo e poi il Giro d'Italia che sarà la ciliegina sulla torta di questa città. Il Festival della Canzone Italiana, merito soprattutto del presentatore Carlo Conti, è tornato ad esercitare in pieno il suo potere di attrazione. Per metterla in termini di bilancio? Dire una parola grossa, eccezionale.